A tutti i presenti, benvenute a ArtLab Occupato. Per chi non lo sapesse, mi trovate dentro uno spazio che ha 11 anni di storia, che nel 2011 è stato recuperato da studenti dell'Università di Parma e a partire da quell'anno ho ospitato attività culturali, assemblee e soprattutto tanta politica. Oggi abbiamo il piacere di presentare l'ultimo libro di Bifo, Il terzo inconscio. E quindi ringraziando i nostri ospiti e ringraziando tutti voi presenti, passo la parola a Antonio che farà un'introduzione. Naturalmente leggo perché... Oppure no? Sono le due parole finali del libro Il terzo inconscio, che presentiamo stasera come Libreria Ciurma qui ad ArtLab. Questo oppure no è come un potrebbe anche essere in un altro modo. E Bifo si è incontrato financo con l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi, che proprio ieri è stato nominato da Papa Francesco presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a discutere con Zuppi di Apocalisse oppure no. Quello che interessa e non viene colto facilmente è ciò che riempie questo oppure no. Eppure Bifo lo tratteggia da 50 anni, magari modulando, variando, operando piccoli spostamenti. Ma anche quando parla e dice, racconta e si avvicina all'apocalisse, all'estinzione, alla catastrofe ecologica e dichiara l'inutilità della politica quale rimedio o possibile cura del mondo, alla fine del suo e anche mio disincanto c'è sempre un oppure no che viene a galla. Che è come dire che le parole di Bifo non si celano dietro a difese psicologiche, a rimozioni, a inutili negazioni della realtà, ma vanno dritto al punto in cui siamo, guardando anche l'abisso che a volte pare aprirsi dinanzi ai nostri occhi. Ed è da lì, solo da lì, che si può prefigurare un ripartire o semplicemente un sentire, un amare, vivere anche felicemente. Dall'interno di comunità frugali che rifiutano di lottare unicamente attraverso vie politiche, per lo più inutili al tempo dell'automazione e dell'algoritmo e del predominio dell'economia sulla vita. Lavorare con sensibilità sull'oppure no, sull'autorealizzazione solidale. È che noi non siamo fatti solo di o-o, di out-out logici binari, di due strade contrapposte che magari non vogliamo neanche più percorrere. Noi siamo anche la congiunzione, l'e-e, che ci permette di sopravvivere financo alla guerra, se non ci polverizza naturalmente. La guerra è l'out-out definitivo, che conduce alla distruzione di sé o dell'altro, in fortissima opposizione alla congiunzione, o più semplicemente al questo e quello che possano coesistere. In questo libro si parla di tantissime cose, di spettro emozionale dell'attenzione, di saturazione psichica operata dai mass media durante tutta la pandemia, di pilota automatico del sistema, quello che altri chiamavano il comandante nessuno. E ancora di inconscio psicanalitico, di primo inconscio e secondo inconscio, per arrivare al terzo inconscio, modellato dalla pandemia e aggiungo dalla guerra. Si parla anche di libertà e di autonomia. Si parla di amore, di baci, di sensibilità erotica, di linguaggio, di desiderio e di piacere che lo placa. Financo di insurrezione. Si parla di rassegnazione quasi fosse una strategia, la strategia di rompere la macchina che ti determina, la macchina che vince sull'uomo antiquato, come strategia di resignment, di dimissioni da quel mondo che va a sbattere e che spesso ci coarta tramite il lavoro alienato. Ora c'è questa guerra, dopo le tante altre guerre che abbiamo vissuto negli ultimi tempi, che tende, secondo me, ad aggravare il quadro generale, a dare un'ulteriore spinta alle parole di Bifo. È come se la guerra portasse a compimento le sue idee a volte iperboliche. La scomparsa del desiderio, la perdita dell'affettività reale sostituita da quella virtuale senza corpo, la modifica delle possibilità sublimatorie. Questa guerra di confine, di confini, questa guerra di identità, delle diverse identità, quella ucraina o quella russa, quella dell'Occidente o dell'alleanza russo-cinese, e che riguarda e lavora poi sull'inconscio collettivo e individuale insieme, che riguarda tutti, l'immaginario di tutti, oltre alle tantissime vittime di quello stupro dei corpi e dell'anima che è la guerra, appunto.
Per finire, a me pare che questo libro, come tanti altri libri, sia forse un inizio di terapia già dalla sua lettura, come d'altronde lo è la filosofia o la psicanalisi. Una terapia dopo la pandemia e in questi momenti di guerra e di conflitto identitario anche lacerante al nostro interno. Bifo dialogherà con il professor Vittorio Gallese, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica, unità di neuroscienze dell'Università di Parma. Attualmente Vittorio Gallese dice di sé, su internet, sto studiando le radici neurobiologiche e corporee dell'intersoggettività, dell'empatia, dell'esperienza estetica e di una varietà di condizioni psicopatologiche, tra cui la schizofrenia. Che è come dire, aggiungo io, sto studiando il senso delle cose che accadono, il senso che resta anche nel caos in cui siamo. Io più semplicemente lo considero un amico, come Bifo d'altronde, con i nostri neuroni specchio all'opera a formalizzare l'empatia, a predisporre la visione dell'altro e a disporci in sintonia o meno, a rendere possibile le relazioni d'amicizia o di inimicizia e tutto quanto, anche se la faccenda parebbe essere ben più complicata. Chissà che nella torre di Babele dei linguaggi in cui siamo, da secoli peraltro, non si riesca a sciogliere qualche piccolo nodo. L'ultima cosa, un ringraziamento alla nuova generazione di Artlab che sta rianimando questo luogo, questa piccola taz, per dirla con il filosofo anarchico Achim Bey, morto domenica scorsa. E un invito alla presentazione del libro di Gabriele Battaglia, Massa per velocità, che si terrà sempre qui ad Artlab il 3 giugno, sempre alle 6, la settimana prossima. Grazie. Do la parola a Franco che introdurrà. Beh, tanto grazie, vengo a Parma e rivedo Giacomo e tutti, Silvio e già basta, insomma, per tutto il resto è grasso che cola. E, allora, il mio editore, questo Nottetempo, il nuovo editore pubblicato vari libri con Nero Edizione. E poi questo libro ho pensato che affrontava degli argomenti che interessavano piuttosto un pubblico, diciamo, più austero e senile, e che quindi Nero Edizioni per il momento non era l'editore giusto. Non sono sicuro di aver colto la questione, ma insomma è la ragione per cui ho pubblicato con questo bellissimo editore, intendiamoci, che però non è quello. Bene, il mio editore forse, se sa che io vado in giro dicendo quello che ora vi dirò, mi licenzia, perché la prima cosa che devo dire di questo libro, per introdurlo e per invitare tutti comunque a leggerlo, è che è un libro vecchio, uscito, che già apparteneva all'epoca precedente. E, con questo non sto assolutamente invitando qualcuno a non leggerlo, al contrario, ma a leggerlo sapendo che noi sappiamo già in buona parte la risposta alla domanda che questo libro cerca di formulare. Di cosa si occupa questo libro? Si occupa della mutazione che la pandemia ha prodotto, o sembra avere prodotto, o sembrava avere prodotto, sulla soggettività collettiva e dunque sulla capacità di immaginazione e dunque sull'inconscio. Ecco, questo è l'intenzione, facendo finta o accettando, assumendo, partendo dalla metafora della soglia. La pandemia per me è stata una soglia, un attraversamento che cambia la luce dal momento in cui stiamo prima della soglia al momento in cui la superiamo. La soglia è il luogo che rende possibile vedere un panorama che prima di quella soglia potevamo soltanto immaginare. Ecco, questo libro immagina che panorama ci sarà dopo la soglia, ma
bisogna dire la verità, noi siamo già oltre la soglia. Non perché la pandemia sia finita, che questo non me la sento di garantirlo, anzi alcuni segnali fanno pensare che il problema non sia del tutto risolto, ma essenzialmente perché il panorama che viene dopo quella mutazione, quel panorama già in qualche misura, in una misura drammatica, lo vediamo. Quel panorama al momento è la guerra. Bene, che c'entra il passaggio che abbiamo compiuto, la pandemia per l'appunto, e la precipitazione in una guerra che a mio parere può essere definita soltanto come una guerra interbianca e come una guerra della demenza suicidaria della razza bianca giunta al momento del suo definitivo esaurimento? Che rapporto c'è fra le due cose? Uno psicanalista della generazione di Freud o di pochissimo successivo, Sándor Ferenczi, ungherese, dall'aria misteriosa, scrisse alcuni testi sul tema della nevrosi di guerra, come la chiamava lui, e in particolare nel secondo volume dell'opera di Ferenczi pubblicata da Raffaello Cortina, nel secondo volume troviamo un'intervista rilasciata ad un giornalista austriaco che gli chiede: ma voi psicanalisti che la sapete tanto lunga, cosa avete da dire? Siamo nel 1919, cosa avete da dire all'umanità che esce dalla guerra e che esce, bisogna ricordarlo anche se non ne parlavano tanto, da un'epidemia? Bene, cosa e Ferenczi gli risponde: noi psicoanalisti siamo attrezzati per curare o comunque per elaborare la sofferenza individuale. Non sappiamo fare fronte a quella che oggi si manifesta, che è una sofferenza di massa, una psicosi di massa. Non usa questa espressione Ferenczi, ma usiamola pure noi. La psicoanalisi non è attrezzata per affrontare la psicosi di massa. Questo è quello che ci dice Ferenczi esattamente 103 anni fa, 1919, l'anno in cui per parte sua William Butler Yeats scrive una poesia che si chiama The Second Coming, in cui tra le altre cose dice: i migliori non hanno più nessuna convinzione, i peggiori sono pieni di appassionata intensità. Sembra di avere acceso la televisione, no? La appassionata intensità di cui sta parlando noi ce la troviamo ogni giorno sulle prime pagine dei giornali, nei dibattiti televisivi, l'appassionata intensità di chi vuole la guerra, vuole continuare la guerra, vuole armare la guerra, vuole vincere la guerra. Bene, noi ci troviamo dunque oltre la soglia. E oltre la soglia abbiamo scoperto, altro che saremo tutti migliori, abbiamo scoperto che oltre la soglia c'è la guerra. Ecco, Ferenczi ci aveva detto 100 anni fa: non abbiamo una risposta al problema come si cura una psicosi di massa. E infatti cosa è accaduto nel periodo successivo al 1919? Sappiamo, il fascismo in Italia, il nazismo in Germania, lo stalinismo in Unione Sovietica, la uscita da una situazione prodotta dalla guerra e soprattutto dalle sue immediate conseguenze, il congresso di Versailles in particolare, l'effetto che la guerra e la sconfitta ha prodotto sulla Germania prima di tutto, ma non soltanto, naturalmente, è stato quello di produrre un effetto di umiliazione di massa e di depressione di massa. È la depressione il centro della mia considerazione oggi. Noi ci troviamo nelle condizioni perfette per la
manifestazione, per l'emergenza, per lo sviluppo di una vera e propria pandemia depressiva. Leggevo tre giorni fa sul New York Times che un'indagine compiuta recentemente negli Stati Uniti su un campione di 18.000 persone dà i seguenti risultati. Il 51% della popolazione fra i 15 e i 25 anni manifesta evidenti sintomi di depressione e il 27% della popolazione complessiva manifesta sintomi di tipo depressivo. Ci troviamo dunque nel pieno di una vera e propria epidemia depressiva. Non sto a tediarvi con le vendite degli psicofarmaci, insomma c'è ormai una letteratura su questo tema. Non c'è dubbio, la condizione nella quale entriamo, soprattutto per quella generazione che ha 15 anni, 16 anni, 18 anni, 21 anni, 27, si trova di fronte alla dichiarazione del responsabile della sanità canadese e tanti altri naturalmente, che il 1 settembre 2020 dice skip kisses, evitate di baciarvi, e nel caso di rapporti sessuali non dimenticate di avere la maschera sanitaria. In ogni caso, coi tempi che corrono, la cosa migliore is going solo, che non so esattamente cosa significhi, ma lo immagino. Dunque, io non ho niente contro la responsabile sanitaria del Canada, sia ben chiaro, mi limito a dire che effetto produce una condizione di questo genere sulla ricettività psichica, sulla soggettività soprattutto della parte giovanile della società. La risposta mi pare semplice: prima di tutto produce, non so se questa espressione me la sono inventata io o qualcun altro, una sensibilizzazione fobica alla pelle dell'altro, alle labbra dell'altro, al corpo dell'altro. Una sensibilizzazione fobica, sensibilizzazione, perché noi siamo attentissimi al corpo dell'altro ed intendiamo proteggercene. Ecco, e sviluppiamo nel tempo, soprattutto chi è nell'età della formazione, sviluppiamo una tendenza all'evitazione del contatto. Contemporaneamente, io credo che stiamo andando verso, che siamo nel pieno di una vera e propria paralisi dell'immaginazione collettiva. Tra le tante o poche cose che ho fatto nei 2 anni della pandemia, a un certo punto mi è venuto in mente di fare una specie di indagine, di sondaggio, un sondaggio dell'anima, come poi è stata circolata un poco, e ho mandato 30 questionari a dei miei giovani amici, ex studenti, gente tra i 18 e i 30 anni più o meno, 30 questionari, mi sono giunte 74 risposte, perché poi loro se la passavano fra di loro, eccetera. E le domande erano un po' scombinate, non da sociologo professionista, quale non sono, e soprattutto non intendevo prendermi troppo sul serio. E gli chiedevo cose del tipo: se entri in un caffè e una persona bellissima ti chiede di baciarlo, come che non hai mai visto prima e che però ti affascina, come reagisci? Oppure una domanda come, ad esempio, come immagini i prossimi 5 anni della tua vita? Ecco, a questa domanda hanno risposto tutti nello stesso modo. Se mi ricordo bene, proprio tutti, e cioè non immagino più niente. Ora, una interpretazione semplice di questa risposta da un punto di vista psicologico è: non immagini, dunque sei nella condizione della depressione o comunque della depressione imminente. Ecco, queste sono le constatazioni che ho tentato di fare in questo libro, in cui parlo di un terzo inconscio, così tanto per farlo spiritoso, perché naturalmente l'espressione terzo inconscio non significa niente e ne sono del tutto cosciente. Che vuol dire terzo inconscio? Freud ci spiega che l'inconscio non ha né prima né dopo, però se mi si passa la spiritosaggine, il mio tentativo è piuttosto di definire la psicosfera e di,
di distinguere una prima dimensione di formazione dell'inconscio, che è quella freudiana, la condizione del disagio della civiltà, della repressione, della rimozione del desiderio e quindi poi della nevrosi come patologia prevalente che si manifesta nel discorso freudiano. Questo discorso però perde coerenza e significato da un certo momento in poi, quando ci rendiamo conto del fatto che non è più la nevrosi, non è più la repressione, non è più la rimozione il problema diventa piuttosto la esplosione dell'inconscio, diventa piuttosto la accelerazione estrema dello stimolo, dell'impulso a volere, a desiderare, a intraprendere, a consumare, a godere. Ecco, questa seconda configurazione del panorama inconscio, che in qualche misura ha colto Lacan, ma che in misura assai più consistente hanno colto autori come Deleuze, Guattari naturalmente, ma lo stesso Foucault, perché secondo me La nascita della biopolitica è un libro del 79-80, è un libro che ci racconta il mondo a venire, il mondo neoliberale, che è un mondo nel quale l'imposizione ad accelerare, a sentirsi individuo vincente, diventa l'imposizione dominante, e quella imposizione costituisce la condizione del secondo inconscio, di un inconscio accelerato, estroverso e dalla fine fragilizzato, precario, schizofrenico in una maniera dolorosa e così via. E cos'è il terzo inconscio? Ecco, come usciamo dalla soglia? Allora, il terzo inconscio mi pare configurarsi come a partire dalla consapevolezza del fatto che l'estinzione è diventata per la prima volta nella storia umana un orizzonte del tutto realistico, anzi, per dire la verità, il più realistico. Non dico il solo realistico, ma il più realistico. E la prospettiva, l'orizzonte dell'estinzione si accompagna, occorre ricordarlo, si accompagna con un dato evidente, che è quello dell'esaurimento, l'esaurimento della energia espansiva che ha caratterizzato l'intera storia della modernità, l'esaurimento dell'energia desiderante che a quella espansione si è vincolata in maniera troppo stretta. Abbiamo imparato a desiderare solo nella prospettiva della espansione, e quando l'espansione diventa impossibile e quando i limiti del pianeta ci impongono di smetterla di desiderare espansione, e quando l'accumulazione di capitale non è più possibile senza distruzione sistematica dell'anima collettiva e della natura, a quel punto che accade? Ecco, a quel punto si manifesta questa forma di depressione, che non è forse la stessa depressione di cui parla Erickson, di cui parlano gli psicoanalisti e gli psichiatri dei decenni passati. Una depressione, mi pare di capire, che non ha caratteristiche, che non si collega con un'autocolpevolizzazione. Siamo tutti, sembra dire la voce collettiva, siamo tutti incapaci di immaginare, non io in particolare. Una depressione organica, una forma di apatia che ci predispone ci predispone a cosa? Perché attenzione, qua è il punto decisivo, che la migliore cura contro la depressione è la guerra. Hitler lo sapeva benissimo. E anche Ingmar Bergman, che ha fatto un film che si chiama L'uovo del serpente, in cui si racconta per l'appunto una storia essenzialmente psicotica della formazione delle condizioni del nazismo, che ci mostra quella folla come annebbiata e depressa delle prime scene, e poi ci mostra questo accumularsi di una eccitazione che dovrebbe, alla fine riesce a curare la depressione, scatenando il nazismo, scatenando l'aggressione. È come, diciamo così,
una serata triste in cui, siccome sei triste, prendi l'anfetamina, perché no? E poi la serata diventa un po' più allegra, però la mattina successiva ti butti dal dodicesimo piano. Ecco, questo è quello che a mio parere sta accadendo. Nella condizione di depressione massiccia che si è delineata negli ultimi anni, la via d'uscita che l'inconscio collettivo trova nella sua maniera per tentativi, pare essere quello della soluzione aggressiva, della soluzione omicida, della guerra. E Ferenczi ha detto 103 anni fa che non c'è una cura per la psicosi di massa, ma sono passati 100 anni e abbiamo letto tanti libri, scritto tanti libri, cioè abbiamo pensato, a questo punto io credo che questo è il nostro compito. Il nostro compito è trovare una cura per la psicosi di massa. Abbiamo delle idee in proposito? Non lo so, a me ne viene in mente una. Prima di tutto parto da una constatazione che fa James Hillman da qualche parte, quando dice che la depressione va considerata prima di tutto come una forma di conoscenza, che la depressione non è una condizione unicamente negativa. Anzi, Hillman si spinge più in là e dice che la depressione è la condizione più prossima alla verità ultima. Il che non significa affatto adorare la depressione, mi metto la sveglia se no non so che ora è. Dunque, la depressione come condizione conoscitiva e la depressione come condizione nella quale noi possiamo trovare un senso diverso a ciò che ha prodotto la depressione. Vabbè, ma io sto chiacchierando, non riesco a raggiungere la concretezza, e invece la concretezza c'è, e la trovo in una parola che è comparsa a un certo punto nei giornali americani, nei giornali di lingua inglese, che si sono molto spaventati di dover usare questa parola è resignation, che in inglese non vuole dire soltanto, come nelle lingue latine, rassegnazione, cioè accettazione di ciò che non possiamo cambiare, ma significa dimissioni dal posto di lavoro, per esempio, abbandono, andarsene. Ecco, questa è a mio parere il nucleo di comportamento massiccio che si tratta di elaborare. Massiccio, 4 milioni e mezzo di lavoratori americani hanno deciso di non tornare al lavoro dopo la pandemia. Hanno detto, se devo continuare a lavorare in quelle condizioni di merda, per quel salario di merda, tanto vale non farlo, qualche santo aiuterà. La cosa non è solo americana. In Cina, sapete, trovano delle parole nuove, hanno trovato una parola che vuole dire la stessa cosa e significa quelli che vogliono rimanere a letto, una cosa così. In Giappone c'è una lunga esperienza in questo senso, gli hikikomori, coloro che non escono dalla loro stanza, mai più. Io conobbi un hikikomori nel 2008, divenimmo grandi amici, e lui poi mi rivelò, sai che fino a qualche mese fa io ero un hikikomori, stavo chiuso nella mia stanza come un milione di altri giapponesi, io dicevo, oh, poverino, come mi dispiace, espressi sentimenti di compassione nei confronti di lui, mi dice, ma allora non hai capito niente. Guarda che l'hikikomori che io ero e che intimamente continuo ad essere è la condizione più vicina all'autonomia, perché se tu alle 7 della mattina vai in un metro di Tokyo o in qualsiasi altro posto, capisci che qualsiasi cosa è meglio che accettare questa vita, questa produzione, questo consumo, questi trasporti, questo tutto. Ecco dunque che l'hikikomori è l'avanguardia di un progetto di abbandono, che ora quell'avanguardia trova una massa crescente di persone che fanno una cosa, disertano. La parola diserzione traduce oggi perfettamente il concetto di autonomia.
È ovvio che il mio pensiero va a tutti i disertori di tutte le guerre, particolarmente di quella doppiamente criminale e doppiamente fascista, fascista da una parte e fascista dall'altra, che si sta sviluppando in Ucraina. Ci sono dei disertori, ma veramente io ho letto che ce n'erano una decina ogni notte che raggiungevano un villaggio della Polonia nel quale si vergognavano molto, ma c'era un prete che si occupava di loro, perché sembra che disertare da una guerra in Ucraina sia un'azione che nessun maschio sarebbe mai in grado di tollerare. Però il mio rispetto va prima di tutto, non dico solo, rispetto anche a coloro che combattono contro l'invasione del nazista Putin. Li rispetto, ma li avverto del fatto che stanno sbagliando, perché non stanno combattendo una resistenza, stanno combattendo una guerra interbianca, razzista, che non è la loro guerra, è la guerra del presidente Biden. È la guerra dell'Occidente, è la guerra dei produttori di armi. Loro non lo sanno, o forse lo sanno, ma se io fossi a Kiev sarei forse costretto a difendere la mia casa e i miei fratelli, anche sapendo che sto combattendo a fianco dei miei nemici. Talvolta la vita ti presenta delle sorprese di questo genere, ma insomma il punto non è questo. Il punto è che se ci sono 10 disertori, quei 10 disertori sono i miei amici, e spero che diventino 100 e 1000 e 10 milioni. Ma disertare è un'azione che contiene una potenza metaforica straordinaria, perché sono disertori anche i 4 milioni e mezzo di operai americani che non tornano al lavoro. Disertano la produzione capitalistica, perché la produzione capitalistica ora produce soltanto devastazione e morte. Disertano il consumo. Pare che la cosa che preoccupa di più gli economisti, più dell'inflazione, più della recessione, sia il fatto che, nonostante tutti gli interventi statali, il consumo continua, in Occidente almeno, a precipitare. Io credo che la generazione Fridays for Future stia sviluppando non solo e non tanto un sentimento etico e politico di rifiuto del consumismo e della plastica, ma soprattutto un rifiuto estetico, un rifiuto sensibile. Il mondo della plastica e del petrolio fa schifo, fa male alla mia pelle, fa male alla mia sensibilità, e dunque lo diserto. Ma la diserzione è un comportamento che si estende, per esempio, anche alla procreazione. Disertare la procreazione mi pare essere, come suggerisce Donna Haraway nell'introduzione a Staying with Trouble, mi sembra essere un gesto, un comportamento che è probabilmente quello che fa più paura di tutte ai padroni dell'Occidente, alla razza bianca. È la razza bianca che si sta estinguendo. E questa non è la notizia più drammatica della giornata, naturalmente. E si sta estinguendo anche, non solo, sia ben chiaro, la fertilità del maschio del nord del mondo, dalla Cina al Giappone all'Europa, del nord del mondo, la fertilità del maschio del nord del mondo è caduta del 58% negli ultimi 40 anni, come ci spiega Sarah Swan in un libro che si chiama Countdown. Sarah Swan è una biologa che si occupa specificamente di fertilità e ci spiega che le microplastiche hanno fatto un brutto scherzetto, o bello scherzetto, agli ormoni maschili. Sembra che la comunicazione, poi il professor Gallese ci dirà se Sarah Swan dice delle sciocchezze, pare che le microplastiche abbiano prodotto un disguido ormonale il cui effetto è quello che fare figli non è più alla portata. Ecco, diserzione. Questi quattro livelli della diserzione che io intravedo: diserzione dalla guerra, diserzione dal lavoro, diserzione dal consumo, diserzione dalla procreazione. Io credo che non c'è nessun bisogno di andare in giro a predicare alcunché.
neanche queste cose che sto predicando io, lo sanno già tutti, ma non riescono ancora ad esprimerlo consapevolmente ed esplicitamente. Quella che noi interpretiamo come depressione, in realtà è il lavoro lento, lungo, difficile, inespresso per il momento e anche forse inesprimibile per il momento, della diserzione di massa dal capitalismo, dal razzismo che il capitalismo produce ininterrottamente e sul quale il capitalismo si fonda. Ecco, questa è l'idea con cui mi muovo, per cui ringrazio moltissimo Antonio perché ha fatto, non si dovrebbero dire le ultime parole, invece ha fatto benissimo a dirle, perché quelle ultime due parole, forse no, oppure no, sono il senso ultimo di un'analisi che può apparire per molte ragioni e che è, se volete, pessimista, catastrofista, chiamatela come vi pare, ma il punto è che, come direbbe Keynes, che cito sempre, l'inevitabile generalmente non accade, perché quello che accade è l'imprevedibile. Ma l'imprevedibile oggi è la consapevolezza del fatto che nella depressione ci sta una possibilità di liberazione dall'orrore che il capitalismo ha prodotto e che continua a produrre. Vi ringrazio molto. Inizio anch'io con due ringraziamenti. Il primo al club che ci ospita. È la prima volta che mi capita di partecipare a un'occasione come questa, accolto dal suono dei Grateful Dead, quindi quello è stato un regalo incredibile. E l'altro grande ringraziamento va all'amico Antonio Chiari, senza il quale io oggi non sarei qua. Come gli ho già detto più volte, ma mi piace dirlo pubblicamente, una delle poche cose belle di questa pandemia è stata la possibilità di rinsaldare e consolidare la nostra amicizia, e speriamo che non ci voglia una guerra o l'invasione dei marziani per cementarla ulteriormente, ma penso di no. Continuo a tergiversare perché il libro è un libro molto forte che diciamo va a muovere delle corde molto profonde, e allora continuando con questa mia tergiversazione devo dire che le copertine di Nottetempo sono molto più belle di quelle di dietro. questa grafica gotica è un po' intimidente, e il colore rosa effettivamente si ricollega a quella frase finale, o forse no, a cui mi aggrappo disperatamente. E il libro fondamentalmente fa tre cose: descrive, prevede e immagina. E che cosa descrive? Quello che ha appena detto Bifo, un termine su cui mi trovo d'accordo al 100% è questa idea della psicosfera. Cioè, una volta si sarebbe detto forse junghianamente inconscio collettivo, ma credo che tu abbia veramente centrato il bersaglio parlando di psicosfera, perché la psicosfera di oggi è il prodotto del dispositivo tecnologico digitale, cioè della mediasfera, in cui noi siamo tutti immersi. E qui nasce in qualche modo la prima difficoltà suscitata dalla lettura del libro. Noi storicamente siamo abituati ad ogni cambiamento di paradigma che per l'umano è l'introduzione di una nuova tecnologia, perché questa è un'altra verità con cui dobbiamo fare i conti. Questo è un libro di verità, è un libro che vuole dire la verità di oggi.
e quindi sottovalutiamo l'interiorità, l'inconscio forse del mondo animale o addirittura del mondo vegetale. C'è il collega Mancuso a Firenze che da anni si occupa dell'intelligenza delle piante. Quindi io non so se gli scoiattoli o i gatti nel loro inconscio sono come noi scontenti della realtà fisica in cui vivono e esiste un mondo a noi del tutto inattingibile, parallelo, in cui gli scoiattoli si inventano delle storie, si fanno dei trip, se c'è un'arte dei roditori, probabilmente non lo sapremo mai. Credo di no. Quindi da Platone in poi noi, c'è sempre qualcuno che a ogni passaggio, l'invenzione dell'arte, la poesia, alza il ditino, dice no, ci stiamo allontanando dalla verità, che per lui è questo mondo assurdo, ideale, di cui la realtà è una copia, quindi il mondo parallelo che cerchiamo di ricreare, figuriamoci quanto può essere autentico. È concetto fascista, quello dell'autenticità. Scusate, ma noi nel nostro inconscio incameriamo delle parole, dei modi di dire, anche se poi lucidamente quando li guardiamo dall'esterno poi vediamo la trama e ci riportano a delle radici che non condividiamo necessariamente. Ma comunque, quindi questa è la prima contraddizione. Noi siamo quella roba lì, siamo tecnologici e quindi dalla poesia a il fuoco, l'invenzione del fuoco e le storie che abbiamo cominciato a raccontarci, noi siamo ossessionati dalle storie e dalle immagini, produciamo immagini e raccontiamo storie, siamo ossessionati, ci piace guardare le immagini e ci piace che qualcuno ci racconti delle storie. Attraverso un'evoluzione tecnologica arriviamo alla mediasfera. Quindi, prima contraddizione, ma è la nostra natura. E qui però c'è un problema di soglia, un'altra soglia rispetto a quella di cui parlavi tu, e cioè fino a che punto possiamo spingerci. E quello che dice Biffo nel suo libro è che abbiamo passato una soglia al di là della quale l'orizzonte possibile è quello che dicevi prima, è quello dell'estinzione, non della fine del mondo, la fine del nostro mondo. No, tutto il 90% delle specie viventi che hanno calcato il pianeta sono estinte, quindi faremo la stessa fine anche noi, tra 20 anni, tra 100 anni, tra 1000 anni, nessuno lo può sapere, ma questo è ineluttabile. Però siccome il nostro è un orizzonte molto più limitato, io non ho la più pallida idea di chi fosse il mio trisavolo e molto probabilmente per la maggior parte delle persone qua è lo stesso, il nostro è un orizzonte limitato. Allora in questo orizzonte limitato Biffo dice dobbiamo fermarci. Il termine rassegnazione a me non piace, cioè faccio fatica, sì, è comunque in inglese, in sanscrito, in tutte le lingue, ma non mi convince fino in fondo. Mi convince un ulteriore significato di cui parli nel libro, che poi non sviluppi, che è quello di risignificare. Allora, per risignificare, io credo che dobbiamo in qualche modo capire come, in che mondo ci muoviamo. E il libro di Biffo lo dice chiaramente. Una delle dimensioni tipiche del fascismo è l'estetizzazione della politica. Noi siamo andati oltre. Noi viviamo in un mondo che è completamente estetizzato. C'è l'estetizzazione della comunicazione, c'è l'estetizzazione della scienza. C'è oggi un articolo per essere pubblicato su una delle riviste di alto impatto, che sono quelle che garantiscono ai nostri giovani di farsi un curriculum, per cui
con gli stessi lavori con cui 20 anni fa andavo in cattedra, oggi a malapena è un posto da precario, si chiama RTDA, ricercatore a tempo determinato di tipo A, un contratto 3+2. Dopo 5 anni, se non hai preso l'abilitazione, ti possono cacciare fuori con un calcio nel sedere. Bene, per pubblicare in queste riviste patinate, su cui si paga per pubblicare, se vuoi leggere un articolo devi pagare, e quindi io sono contro il copyright, tanto i libri che scriviamo, insomma, non ci faremo la villa al mare, almeno ti auguro di vendere moltissime copie, ma io i PDF li metto liberamente disponibili. Ma dicevo, se vogliamo pubblicare degli articoli scientifici, le figure devono essere costruite in un certo modo, un po' fighette. Quindi ogni dimensione della nostra società è estetizzata. Allora, se noi ne prendiamo atto, questo è, dal mio punto di vista, è un primo passo avanti per invertire la tendenza. Seconda contraddizione. Tu parli giustamente di semiocapitalismo. Quindi un capitalismo che in qualche misura ha capito che il modo migliore per garantire una crescita a vantaggio di sempre meno persone, i grandi mogul del web, li conosciamo tutti, non c'è bisogno di nominarli, per arrivare a questo risultato deve prevalere in qualche modo un tipo di mondo che è un mondo fondamentalmente linguistico. Però dov'è la contraddizione? Che tu citi un libro che io ho letto da ragazzo, che a scuola non ci facevano leggere, che è L'amore e l'Occidente, un libro fantastico, in cui la parola in qualche modo è una forma di riscatto. Tu gli parli di poesia, ma io allargherei il tiro all'arte. Non l'arte delle gallerie e delle quotazioni pazzesche, ma un certo tipo di arte che alcuni curatori, alcuni musei, alcuni tipi di biennale, mi viene in mente l'amica Bakargiev del Castello di Rivoli, quella che ha aperto il museo per vaccinare le persone, ma non erano semplicemente degli spazi, erano degli spazi con delle installazioni, lavorando con degli artisti che in qualche modo accompagnavano il percorso delle persone che entravano. Ecco, l'arte, la parola della poesia può essere un qualche cosa di, su cui ancorarsi. Poi tu poni delle speranze che spero in qualche modo possano trovare un riscontro sulla psicanalisi e in parte sulle neuroscienze. Ecco, io qui sono, anche qui ho una reazione molto ambivalente, perché sia la psicanalisi che le neuroscienze oggi sono dei cantieri aperti, cioè non c'è la neuroscienza, ma ci sono vari modi di guardare al rapporto tra mente, corpo e cervello, così come ci sono vari modi di riferirsi all'inconscio, che non è necessariamente più, qui ci sono autorevoli amici che possono confermare o disconfermare, ma diciamo il complesso di Edipo, la rimozione, non sono necessariamente ancora oggi strumenti della pratica quotidiana. Se parliamo di neuroscienze, nelle neuroscienze oggi c'è un conflitto in atto, una guerra intellettuale, se volete, tra chi in qualche modo, non stranamente, ma anzi in una totale continuità storica, modella l'idea del cervello su il paradigma tecnologico prevalente. Siamo passati da un'epoca in cui si parlava di ghiandole, di fluidi, quando la fisica dei fluidi era il top della scienza, poi siamo passati alla centralina elettrica, l'elettricità. Oggi, ancora oggi, dopo 30 anni di Varela, di Damasio, di persone che hanno detto ma ci sono le emozioni, siamo fatti di carne, il cervello da molti è modellato come
una macchina algoritmica, una macchina predittiva, che non è né più che meno che la traduzione in ambito scientifico, perché la scienza non vive in una torre d'avorio, ma respira tutti i giorni quello che la società ci comunica, e quindi c'è questo modello del cervello che lo vede come quel Moloch che tu prendi per le corna e sbugiardi e descrivi benissimo in tutto il libro. Dall'altro versante ci sono persone in ambito neuroscientifico, e io sono tra quelle, che rivendicano il ruolo della carne, della corporeità. E qui veniamo, non una critica, cioè a me il libro è piaciuto moltissimo, e come mi aveva promesso Antonio, alla fine del libro ero meno depresso di quando l'ho iniziato. Quindi questo è un messaggio di invito a tutti voi a leggerlo, perché vi assicuro è un viaggio fatto da tappe che vi accorgerete colpiscono profondamente, ma credo che questa sia anche una funzione oggi degli intellettuali, delle persone insomma che cercano di illuminare la realtà, è quella di scuoterci. Noi ci dobbiamo scuotere da questa apatia, da questa anestesia, da quest'idea. E qui veniamo alla critica. Siccome io credo molto nell'azione, nella performatività, io penso che ci sia bisogno di un'azione politica. Io credo che ci sia bisogno, scusate questa orribile espressione, gli scarponi sul terreno, cioè bisogna calcare il terreno, bisogna esserci, bisogna essere presenti, bisogna parlare, bisogna rivendicare. E qui mi allaccio a quando mi voglio fare un voglio rivolgermi al bicchiere pieno. Questo non è né mezzo vuoto né mezzo, è un misto di mezzo pieno e mezzo vuoto, almeno è quello che ho derivato dalla mia lettura personale di questo libro, per vedere proprio il bicchiere molto pieno in questa ottica di questo mondo, della mediasfera, del digitale. Leggo Pietro Montani. Pietro Montani è stato fino all'anno scorso professore di estetica alla Sapienza, è quello che ha curato per Marsilio tutta l'opera di Eisenstein. In pieno lockdown ha scritto un articolo sul Manifesto, che ha fatto molto discutere, in difesa della didattica a distanza. Lui parla di un uso politico del digitale, della possibilità di vedere il digitale non solo in termini di verticalità, cioè siamo nelle mani del signor Bezos e dei suoi compari che in qualche modo dettano l'agenda della nostra vita, rendendoci dipendenti da tutte queste applicazioni, ma c'è un uso politico possibile del digitale che può assumere varie forme, e che non sta a me, boomer, indicare a voi che siete quelli che dovranno fare i conti con il rischio estinzione. Io penso che la tecnologia, come sempre, sia un'arma a doppio taglio, così come lo è la scienza e quindi anche le neuroscienze. Le neuroscienze oggi forniscono gli strumenti più sofisticati per farci manipolare, e questo è un altro grande rischio che c'è. Queste ricerche oggi sono sempre più possibili in ambito privato. Perfino le grandi università dell'Ivy League americane, che hanno dei bilanci pari ai finanziamenti che le nostre 90 università pubbliche ricevono in un anno, hanno sempre più difficoltà a trattenere ricercatori che vengono inevitabilmente attratti da Google, da Facebook, da queste multinazionali che hanno dei bilanci impressionanti. Ecco, questo tipo di tecnologia si può usare in tanti modi, e quindi credo che anche all'interno del paradigma tecnologico e digitale ci siano delle leve, degli strumenti con cui costruire un'azione politica, che però non può essere, dal mio modestissimo punto di vista, essere realizzata esclusivamente chiamandosi fuori, andando a vivere
sui monti, cioè anche pensare, abbiamo parlato con mia moglie, ma insomma andiamo in campagna, seminiamo le patate, i pomodori, con gli ultimi soldi ci prendiamo dei pannelli solari, non lo so. Ecco, ma non credo che questo possa essere un orizzonte necessariamente prioritario. Io direi che i giochi non sono, secondo me, fatti completamente, proprio perché questi strumenti sono talmente potenti, e poi tu parli del caos, tu parli dell'imprevisto, perché voglio dire, questo meccanismo di desaturazione delle dinamiche capitalistiche prodotto dal virus era assolutamente imprevedibile. Quindi questo tasso di imprevedibilità è, diciamo così, un barlume di speranza a cui secondo me ci si può attaccare. Ecco, io mi fermerei qui e se vuoi aggiungere qualcosa o se apriamo una discussione, non so. Antonio, tu che sei il... No, mosso. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, benissimo. Giacomo, mettiti là, Giacomo. No, dico solo una cosa che mi è venuta in mente a proposito della diserzione. Tu hai elencato, mi sembra, quattro tipi di diserzione, uno più uno meno, no? Dal lavoro, dalla guerra, dalla procreazione, dal consumo. Ecco. Dimenticato dalla politica. Bene, allora a me è venuto in mente, premessa, da quando è iniziata la guerra i miei massimi modelli di comprensione derivano da libri di fantascienza che ho letto chissà quando, no? Cioè all'inizio della guerra, Oceania, Estasia, Eurasia, che era 1984 di Orwell. Per altri aspetti, non so, la situazione della pluralità di sessi, la fluidità dell'identità, eccetera, eccetera, sto rileggendo Triton di Delany, che è del 75. Vabbè, allora, mi è venuto in mente un racconto che si chiama Desertion, diserzione, che fa parte di una famosa opera, City, di Clifford Simak, tradotto in italiano come Anni senza fine, che degli anni 50. Inizia praticamente il libro con l'abbandono, la decadenza delle città, e va avanti, va avanti, va avanti, finché alla fine sulla scena rimangono i robot, le formiche e i cani. E non è... cioè i cani sono portatori di una civiltà ricca e in sviluppo, i robot sono probabilmente gli eredi dell'umanesimo umano. Le formiche non si sa, che anche lì nessuno ancora di loro ha capito come comunicare, cosa vogliono fare, eccetera. No? Costruiscono delle enormi strutture, chissà perché, chissà che fine. Comunque, prima della conclusione, sono tanti racconti messi assieme, no? O tanti flash, c'è una parte che si svolge su Giove. Io c'è una missione terrestre su Giove, no? In strutture naturalmente super protette, super difese, eccetera, eccetera, no? E è possibile uscire con dei maxi scafandri che non mi immagino neanche, no? Andare in una situazione dove ci sono nebbie, colori, svariate cose, paesaggi. E ci sono anche degli esseri che vivono, no? Esseri non fatti di materia, non ben chiaro di cosa sono fatti. Non di materia nel nostro senso, no? Comunque il punto chiave è che a un certo punto
uno dei terrestri comincia a comunicare in qualche modo, gli sembra di comunicare con uno di questi gioviani, se vogliamo chiamarli così, e alla fine diserta, se ne va. Ecco, la diserzione della razza umana. Cioè, qua non sto parlando di politica, naturalmente, sto parlando di un orizzonte, no? Di un orizzonte possibile. Cioè, buona parte delle nostre angosce, la catastrofe, la stagnazione, l'estinzione, eccetera, 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 no? Deriva perché ci identifichiamo con il mondo che abbiamo creato, con i nostri antenati, con i nostri discendenti, eccetera, eccetera, no? È obbligatorio questo. Siamo l'unica possibilità nell'universo, siamo l'unico punto di riferimento. Ecco, io non lo so, non lo so. Naturalmente voglio dire, io ho due figli, una di 50 che abbastanza si arrangia, uno di 18 che deve arrangiarsi, no? Chiaramente sono preoccupato per loro, come per me, per mia moglie, i miei amici, eccetera, eccetera. Però può darsi che ci sia un orizzonte più vasto, ecco. E che comunque il semplice pensare che ci possa essere, ci possa aiutare a uscire da questa buca scavata nel terreno dove volano sopra i proiettili traccianti, gli Schnappel, i Grad e quant'altro. Ecco, questo volevo dire. Intanto ringrazio Bifo per questo incontro molto interessante, al professor Gallese, a Chiari che ci ha portato, come dire, un grande intellettuale qua a Parma e ad Artlab, che non è una cosa scontata, come dire, anche prevista la partecipazione. Intanto mi presento, ho 24 anni, sono un attivista, militante, per una, diciamo come una parola desueta, che ormai non è più tanto utilizzata, di Artlab, di Cosa Geopolitica, di Fridays. E a proposito proprio di questa cosa qua, di Fridays for Future e del fatto che tu hai definito la nostra generazione, no? La generazione Greta, la generazione Fridays for Future, e volevo proprio porre la domanda su questa cosa qua. Mi sono sentito preso in causa in quanto parte di questa generazione in quanto tu citi la diserzione del capitalismo biocida e consumistico in senso, per me, come dire, troppo ottimistico, perché per quello che io vedo nella mia generazione e nei miei coetanei, questa diserzione, questa depressione, una depressione che abbraccia tutto, che tocca tutto, che è nichilista e non porta, diciamo, a niente se non a se stessa, in una ruota mortifera che non permette, come dire, nessuna evoluzione verso il futuro. Per l'appunto, come diceva Fischer, no? È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, e mi sembra che, come dire, questa qua sia la sensazione predominante, egemonica nella nostra generazione, sia di chi è attivo politicamente, ma sia della maggioranza che attualmente non, di politica non si interessa più e neanche ha idea di cosa sia effettivamente l'attivismo politico o l'impegno politico. I pochi che si attivano poi lo fanno per inerzia, senza una vera speranza in quel futuro, nel cambiare il futuro, in una vera speranza, come dire, di riuscire a immaginare un mondo diverso. Sembra che questo qua sia il mondo che ci sarà fino a quando moriremo tutti, chi prima, chi dopo, che nulla possa più cambiare. Un pochettino la pandemia questa cosa qua l'ha toccata, ma pare che anche dopo la pandemia non mi sembra di vivere in un mondo diverso da 2 anni fa, anzi forse anche un po' peggiore.
dato che dopo, subito dopo è partita anche pure una guerra, e volevo domandare per l'appunto sia diciamo al pubblico che ha un'età come dire un po' diversa dalla mia, sia a voi due in particolare, cosa è cambiato in questi ultimi 40 anni, 50 anni che ci ha reso così come dire disillusi, così depressi e abbiamo anche disertato non solamente come dire la produzione capitalista in senso come dire per me comunque ottimistico, ma anche abbiamo disertato anche la lotta politica e anche la speranza come dire di poter cambiare gli anni davanti a noi. Ed è in realtà anche come dire contraddittorio data la situazione in cui viviamo. Siamo davanti, abbiamo appena passato 2 anni di pandemia in casa, molti di noi hanno perso come dire l'occasione di poter andare in università, di poter avere rapporti sociali, altri hanno reso ancora più grave la depressione che già vivevano, e come dire una generazione triste, con passioni tristi in generale, e abbiamo davanti una guerra che sta diventando sempre più grande, sempre più radicale, inoltre come dire viviamo anche una precarietà esistenziale, economica, che tocca ogni lato della nostra vita, oltre che una crisi climatica che pare irrisolvibile e che pare non voglia essere risolta solo tramite slogan o poco altro. E invece vedo studiando come dire le attività politiche degli anni 70, degli anni 60, dove come dire magari anche come dire i problemi erano meno evidenti di così, e anche come dire le speranze erano meno ben definite, ma comunque le persone erano disposte a sacrificare la propria esistenza, addirittura a farsi mettere in carcere pur di sperare di poter cambiare le cose. E attualmente che viviamo in questa situazione qua non riusciamo neanche a come dire a fare un piccolo passo in avanti per riuscire a immaginare minimamente come dire un futuro diverso. Pare che i giovani, come dire, nel dialogo politico o sono gli hikikomori, che quindi mollano di per sé, come dire, ogni aspirazione, ogni speranza nella loro vita, e quindi si rinchiudono in casa, o quando nel migliore dei casi si attivano minimamente in politica, o sono degli utili idioti all'interno di listoni elettorali a fare i giovani, per l'appunto, cioè nient'altro che i giovani, e o le comparse in qualche gruppo politico o un altro. Quindi mi chiedevo cos'è cambiato ecco, in questi ultimi 40-50 anni che ci ha portato in questa situazione qua, e magari qualche speranza ecco, in più per ritornare un po' anche indietro, un po' anche in avanti. Ecco. Io ho 2 figli, una quasi 18, femminista, il piccolo ne ha 14 e mezzo, è partito con la FIGC e adesso frequenta un gruppo anarchico. Quindi voglio dire non rientrano nella, diciamo, nella dimensione ancora degli hikikomori, anzi la politica ha totalmente cancellato la PlayStation, e questo secondo me è già un buon risultato, almeno dal mio punto di vista di boomer. Quando erano piccoli una delle cose che mi piaceva di più era con entrambi vedere come impariamo a camminare, no? Che se ci pensate è un'attività, una delle attività più frustranti che uno possa immaginare, perché noi per mesi cerchiamo di alzarci in piedi e cadiamo, ma questo non ci frena assolutamente dal perseverare in questa iterazione continua finché alla fine ci mettiamo su 2 gambe. E l'acquisizione della statura eretta non è solo un salto quantico per l'umanità perché ha liberato le mani, ma un vecchio psichiatra e filosofo che oggi gli psichiatri di oggi ahimè non conoscono, che è Erwin Strauss, metterci in piedi ci dà un orizzonte completamente diverso, ci fa guardare lontano. Allora, come fa il bambino a imparare a camminare? Si appoggia, sfrutta con questa inconsapevole fisica gli ostacoli. Gli ostacoli servono a mettersi in piedi. Quindi non vuole essere un messaggio retorico di speranza. Io non so cosa dire, cioè nessuno qua, nemmeno Bifo credo, ahimè, ha una ricetta.
su come si esce da questo casino. Ma io credo che gli ostacoli, proprio perché sono iscritti nella nostra biologia, sono uno stimolo a alzarsi in piedi e a camminare. Ecco, quindi come ci siamo ridotti così in questi 40 anni, se leggi il libro, Bifo lo spiega benissimo. No, di elementi ce ne sono tantissimi. Anche io voglio rispondere, non mi ricordo come ti chiami. Salem. A Salem, che ha chiesto una cosa, ha posto una questione, diciamo così, così cambiato. Non pretendo di rispondere in modo esauriente, però in modo sintetico sì. Io vorrei dire che quel che è cambiato, diciamo, nel passaggio dalla forma industriale del lavoro e dalla forma della partecipazione politica moderna alla situazione attuale è qualcosa che riguarda prima di tutto il corpo e la disposizione dei corpi nello spazio. È la induzione, la creazione, la produzione dell'isolamento come condizione del lavoro che le tecnologie digitali hanno naturalmente favorito e promosso, ma ancora di più è stata prodotta da una trasformazione di tipo economico, produttivo, che è quello che chiamiamo precarizzazione. La precarizzazione, che in realtà è un fenomeno che riguarda la dimensione lavorativa, ma che riguarda poi più in generale l'affettività, l'urbanesimo e alla fine anche i comportamenti politici, la precarizzazione è qualcosa che aggredisce la soggettività collettiva, la possibilità stessa di costruire soggettività collettiva, perché non dobbiamo dimenticare che la precarizzazione non è soltanto il fatto che il lavoro diventa un rapporto temporaneo e così via, ma quel che è ancora più grave è che la precarizzazione comporta una competizione costante di tutti gli individui contro tutti gli individui. Marx ci spiega che il proletario che vuole entrare in fabbrica si trova in una condizione di concorrenza e competizione nei confronti dei suoi simili, dei suoi compagni, ma quella competizione finisce nel momento in cui da proletario si trasforma in operaio. E dunque è l'operaio colui che ha la capacità di costruire una solidarietà che poi trascinerà tutta la... Bene. Ecco, quella figura è scomparsa o non è scomparsa affatto, la classe operaia non è scomparsa affatto, anzi si è estesa negli ultimi decenni, ma ha perduto quella capacità che possiamo chiamare solidarietà ed organizzazione, perché la precarizzazione l'ha aggredita da tutti i lati e continua ad aggredire. Ecco, questo io direi che è accaduto essenzialmente e dunque noi dobbiamo fare i conti con questa specie di malattia della soggettività, questa incapacità del sociale di costruire soggettività, solidarietà e quindi organizzazione solidale. Questa è una premessa indispensabile se vogliamo analizzare l'oggi e trovare soluzioni per l'oggi, perché altrimenti riproduciamo sempre delle modalità di comportamento che appartengono al passato. È vero che Vittorio ci suggerisce di pensare al neonato, al bambino che prova 10 volte, 100 volte, 1000 volte a fare la stessa cosa fino a quando non ci riesce. Esempio,
interessante, giusto. Beh, però io mi ricordo anche che mi pare che Einstein aveva detto che chi continua a compiere lo stesso gesto pensando che possa produrre degli effetti differenti è vicino alla condizione della pazzia. Naturalmente Einstein ha ragione e Vittorio ha ragione anche. E, cioè è verissimo che c'è una potenza della costanza che non dobbiamo... Come dicevano due oggi su Radio Popolare, sentivo mentre ero in treno, Einstein ha detto anche delle cagate. Beh, quella volta lì non ha sbagliato del tutto, però. E comunque ti dico la verità, che quando ho letto che Einstein aveva detto quella cosa, ho avuto un paio di giorni di profonda crisi di identità. E, bene... Ma insomma, veniamo al punto, perché poi adesso ci ho girato un po' intorno, ma la cosa che mi interessa è rispondere del tutto amichevolmente, non perché siamo amici, che spero lo saremo, sì. ma perché non ho ragione di polemizzare con la obiezione che mi fa Vittorio quando dice non dobbiamo perdere la capacità della politica, la forza che la politica ci dà. Guardate, il problema è che la parola politica, vuole dire buona o cattiva che sia, ha modellato l'insieme della vita sociale. È stato così, in buona misura, ma non lo è più. E questo è il punto. Cioè, il punto è che da un certo momento in poi la complessità del mondo, o meglio, la complessità dei flussi di informazione e di stimolazione psichica, cioè la quantità degli eventi che sollecitano la nostra attenzione, la nostra azione, è diventata tale da non poter più essere governata dalla volontà umana. Ecco, io ho la sensazione che il carattere fondamentale del discorso politico contemporaneo è una specie di esortazione all'impossibile, cioè al governo. Il governo politico, cioè il governo della volontà sulla complessità degli eventi del mondo, è quella capacità, è venuta meno. Con questo non voglio dire che scompare il senso della politica. Voglio dire certamente che occorre ridefinirlo, che il punto non è più la potenza della volontà, ma forse il punto diventa la pervasività del sensibile. È la sensibilità che a questo punto non governa, perché la sensibilità non governa, ma tesse trame. Allora, detto così è vago, cerco di dirlo in maniera più precisa. La potenza della politica, Machiavelli definisce il ruolo del principe nel paragrafo, il ruolo del potere al paragrafo numero 25 del principe, quando dice, mi scuso se qualcuno mi ha già sentito dire questa cosa perché la dico molte volte, tanto chiara è, Machiavelli dice il principe è colui che esercita la sua violenza sulla fortuna, dove fortuna è diciamo la infinita complessità degli eventi del mondo. Il principe è colui che sa piegare la fortuna con la forza della sua volontà, perché la fortuna è femmina e dunque capricciosa e desiderosa di essere dominata. Ora, questa frase di Machiavelli, adesso non è cortese, certo, però coglie perfettamente il significato della politica moderna, che è violenza sulla complessità e la ricchezza degli eventi del mondo e riduzione di questa ricchezza ad un progetto, ad un governo, diciamo così. Ora, questa capacità, che è stata cattiva e buona, forse più cattiva che buona, ma anche buona, nonostante la brutalità dell'enunciazione machiavelliana, ecco, questa potenza della volontà e questa riducibilità della complessità della fortuna, diciamo così, della complessità degli eventi, è venuta meno. E allora che cosa facciamo?
Ecco, Donna Haraway, che secondo me è la filosofa che meglio ha coglie anche con un suo linguaggio talvolta totalmente esoterico, incomprensibile, Staying with the Trouble, confesso che io non ho capito quasi niente, però ho capito la cosa che mi interessava. E cos'è la cosa che mi interessava? Lei dice, guardate, lasciate perdere queste vostre fantasie che maschili, che sia possibile governare il mondo. Noi non siamo neanche individui, noi siamo concrezioni di materia, siamo critters, dice lei, o comunque possiamo concepirci come critters. Giacomo ha detto qualcosa di simile. Critters è una parola che io non sapevo che cosa volesse dire, ho cercato sul vocabolario, non l'ho trovata, ho dovuto telefonare a qualcuno. Critters vorrebbe dire piccole creature, creature indefinibili, entità materiche non identificabili, soprattutto non identificabili da se stessi. Questo noi siamo. E cos'è la sensibilità? La sensibilità è la capacità di staying with the trouble, di attraversare il divenire della materia che noi stessi siamo, con una capacità di, come dice Haraway, making kin, fare alleanze, fare microalleanze, costruire congiunzioni, magari provvisorie, temporanee. Ora, è politica questo? Sì, certo che è politica, se intendiamo questa parola in maniera estensiva. La politica che oggi ci occorre e che già stiamo facendo, anche se non lo sappiamo, è costituita proprio dalla ricerca di punti, ricerca talvolta opportunistica a causa della condizione precaria che dicevamo, ma dalla ricerca di una via d'uscita, dalla ricerca di una possibilità di costituire condizioni di vita felice. Ecco, questo non accade più per decisione della volontà, accade per annusamento. Accade per sensibilità, percezione di punti sui quali la solidarietà si fa possibile, non più come progetto, ma come piacere. Ecco, io credo che siamo nel momento in cui davvero la questione del rapporto fra piacere e sofferenza diventa quella più decisiva di tutte. Cioè, è di sofferenza che noi dobbiamo parlare quando facciamo politica, della sofferenza che soprattutto la generazione millennial, la generazione nata all'interno della fabbrica dell'infelicità che è il capitalismo digitalizzato, ecco, quella sofferenza che è sofferenza psichica, che è poi sofferenza sociale, eccetera, quella sofferenza, la percezione di quel sentimento di infelicità. Ecco, quello è il punto di partenza. Ma contemporaneamente, ecco, staying with the trouble vuole dire anche trovare i luoghi, le parentesi in cui la felicità si rifà possibile per un'ora, per un quarto d'ora, o magari per 6 mesi. Ecco, la costruzione di comunità che abbandonano, che disertano, passa attraverso la capacità di trovare dei luoghi come questo, nei quali magari soltanto per un paio d'ore la gente, insomma, sta meglio di come è costretta a stare in generale nella società capitalistica. Ecco, questo io me la prendo sempre con la politica, poi credo di fare politica abbastanza intensivamente, ma la mia intenzione è di dire, se pensate di poter governare il mondo così da restaurare i grandi valori della modernità, fallirete di sicuro. Non ve lo auguro, ma ve lo comunico. Se sarete in grado di costruire momenti in cui la felicità sembra ripresentarsi, il piacere sembra provvisoriamente ripresentarsi, bene, congiungere quei momenti è il modo attraverso, è la politica attraverso la quale diventa possibile disertare la fabbrica dell'infelicità.
Oggi, sempre in treno, stavo leggendo un giornale vecchio, che dismaltisco col tempo, e recensivo un libro che non ho letto e che probabilmente non leggerò, Parassita di Michel Serre, un libro che lui ha scritto negli anni Ottanta e che è stato tradotto in italiano. C'era una frase del libro riportata dall'articolista che mi sono segnato: potere è occupare lo spazio. Potere è occupare lo spazio. La guerra che stiamo vedendo ne è una riprova. Però io ho cercato di leggerlo anche in un altro modo. Cioè, lo spazio di cui abbiamo parlato per buona parte del pomeriggio qui oggi è lo spazio virtuale del digitale. Questo spazio può essere occupato, credo. Quindi anch'io sono convinto, come dici tu, che si può fare politica buttando a mare la forma partito, che oggi non ha più senso d'essere dal mio punto di vista, a maggior ragione con i partiti che abbiamo di fronte agli occhi. Ma è un altro punto del libro che mi ha entusiasmato, è quando ti scagli contro il tema della forma. Perché nella nostra quotidianità, almeno nella mia, io combatto, e si può fare politica anche facendo scienza o facendo didattica, almeno questo è il senso che io do al mio lavoro, è un costante combattimento per cercare di affermare i contenuti di fronte a una forma priva di senso, che è l'unico motivo ontologico dell'istituzione accademica oggi, la forma, i moduli, le valutazioni. Poi potrei tenervi qua fino a domani mattina con una serie di acronimi, molti dei quali non conosco e non voglio conoscere, le perché regole. Non gli ho dovute le regole, ecco, esatto. Allora, io credo che partendo dai contenuti e occupando certi spazi si possono costruire nuove forme, almeno non so, forse un'illusione da rincoglionito, perché ormai ci sta anche con l'età. Ecco, quindi questo è uno spazio occupato. Potere è occupare lo spazio. Lo spazio è lo spazio del mondo fisico, quello secondo me è essenziale, proprio perché per mirare alla congiunzione e sconfiggere la connessione. Altro libro che consiglio, che è questo, con la copertina un po' inquietante, questo qua. Però diciamo, qua c'è, è un po' un motore da cui poi qui sviluppi e attualizzi dei temi, ma qui c'è molta ciccia anche qua. Ecco, quindi gli spazi come questo, 1, 100, 1000, Piazzale Picelli, benissimo. Però la realtà oggi è il mondo digitale anche. E questo è un mondo dove, su cui si può lavorare, secondo me. In mille modi. Poi non dico la contrapposizione ai Friday for Future, perché c'è un pensiero radicale, un altro libro che non ho letto, ma questo penso che lo leggerò, di un sociologo svedese, ero a Lund la settimana scorsa, ed è molto conosciuto in Svezia, è pubblicato dal tuo editore Verso, credo, in inglese. Dico solo il titolo è How to Blow Up a Pipeline, ed è Malm. Ecco, quindi io, lungi da me invitare a commettere atti violenti. Quello, diciamo, è uno scenario futuribile se i Friday for Future non riescono in qualche modo a... Io sono abbastanza ottimista sulla forza dell'ostacolo nel generare un contromovimento che porta a rialzarsi, anche perché se non avessi questa speranza, avendo dei figli, io è quello che gli auguro, di alzarsi in piedi. Mi sembra che possiamo finire qui. Eh? Eh? Un prologo.
logico e continuare edonisticamente. Sì, abbiamo detto tutto e ringraziamo tutti. Grazie a voi ragazzi. Va bene così.